La vera protagonista del Game Fair è la vita rurale in tutte le sue declinazioni, uno stile di vita che continua ad esercitare tutto il suo fascino, come dimostra il numero dei visitatori della passata edizione che ha toccato quota 50.000. Caccia, pesca, tiro, arceria e le maggiori aziende del settore erano presenti con i loro stand. 150 gli appuntamenti in programma, dall'alba al tramonto, che hanno intrattenuto i visitatori nelle diverse aree adibite, rievocazioni storiche come l'accampamento dei cowboy, ma anche dimostrazioni cinofile di ogni genere, come quello di ricerca del tartufo sotto la pineta. Gli appassionati di sport all'aria aperta si sono divertiti a praticare le proprie passioni, campi di tiro al piattello gestiti dalle più importanti case armiere italiane, aree di tiro elettronico e di tiro con l'arco, prove di pesca hanno divertito grandi e piccini. Non solo divertimento, tradizione rurale e gastronomia al Game Fair, ma anche associazionismo, grazie alle maggiori realtà del settore presenti con i loro stand, come la Federazione Italiana della Caccia. Il Game Fair ha dimostrato, anche con questa edizione, che la ruralità e tutte le attività all'aria aperta continuano ad attrarre un folto pubblico e migliaia di famiglie. Siamo qui con Mauro Mazzola, sindaco di Tarquinia. Sindaco, quanto è importante il Game Fair per la vostra città? Ma il Game Fair è il fiore all'occhiello della città di Tarquinia, sono 3 anni che si svolge e noi diciamo è la manifestazione più importante che apre la seconda fase del turismo a Tarquinia. Turismo vuol dire tante cose, archeologico, però anche ambientale, culturale, di natura, di sport, di svago, e questo è sport, svago, natura e ambiente. Noi siamo soddisfattissimi di questa manifestazione e la continueremo a sostenerla. Quindi in un certo senso il mondo venatorio può dare anche una mano all'economia, al turismo locale? Certamente, vedete che questi giorni ci saranno migliaia e migliaia di persone che vengono da tutta Italia, anche dall'estero l'abbiamo visto questa mattina, quindi è una forte spinta all'economia tarquiniese. Da quanti anni ospitate la manifestazione? Sono 3 anni e stiamo tentando di dire fatela per altri 5. I numeri? I numeri sono tantissimi perché ogni anno sta crescendo, si parla da 20.000-40.000 persone se è arrivata. Quest'anno c'è un aumento del 30% degli espositori, quindi man mano che continua più gente, più cittadini italiani sanno dov'è la manifestazione e arrivano.